La squadra non era e non ha giocato contro Capuano. Sergio Sabatino, nell'ultima puntata di A Tutto Campo, rievoca il delicato finale di stagione dell'Arezzo con l'esonero di Capuano e la frattura con i tifosi. Per me è una cosa assurda. Io non so cosa significa giocare contro un allenatore, perché comunque poi la faccia ce la mettiamo noi, perché in campo ci andiamo noi, non ci va l'allenatore, quindi per me è una cosa che sì, ho letto, ho sentito, ma per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo avuto quelle tre partite dove onestamente sembravamo, non voglio essere volgare, ma sembravamo dei morti in campo. E quindi la gente giustamente avrà pensato come mai questi fino a 2 mesi fa andavano a 3.000 e ora non... Però non esiste, giocare contro un allenatore non so cosa significa. A me dispiace che il mister sia stato esonerato, perché comunque non era quello che volevamo alla fine. Ma per me la cosa importante non è che il mister sia stato esonerato, che è venuto Bucaro, che Sabatino. Per me la cosa importante è che l'Arezzo sia salvato in un modo o in un altro e che il prossimo anno possa partecipare di nuovo a un campionato di Lega Pro. Giusto per l'ultima domanda, per chiudere poi sull'aspetto Capuano, che ormai rappresenta il passato, così ogni tanto trapelavano notizie, diciamo, sensazioni da parte di giocatori, anche qualcuno dell'anno scorso, che sostenevano che insomma è un allenatore che è molto pressante, è bravo, tiene risultati, però è anche molto pressante con i giocatori, questo alla lunga magari per alcuni caratteri può risultare pesante. È possibile secondo te questa interpretazione? Capuano non è un mister come tanti altri, penso che lo sappia tutto il mondo, perché basta, tu vai su internet e scrivi Capuano, tutto, ti escono 3.000 video. Quindi che poi il mister ha questo carattere, uno deve dire io accetto com'è questo mister, va bene, quello è un'altra cosa, però non credo che il mister si sia comportato in maniera devastante nei confronti di uno o di un altro. Il mister è così, punto e basta, il suo carattere è questo, si conosce, forse quando qui venivano la Iena, la Striscia o Striscia, la gente rideva, ma io credo, e non c'ero in quel momento, che all'interno del gruppo il gruppo stava male, perché comunque tutta l'Italia stava ridendo dell'Arezzo, ma all'interno loro stavano soffrendo. E quindi poi dovevi andare in campo, dovevi dimostrare, non era facile. E qui la regia ci propone questo amarcord, diciamo, del momento, quando le cose ancora andavano per il verso giusto, questa corsa sotto la curva che poi non abbiamo più purtroppo visto, no? Alla fine, insomma, era l'anno scorso, forse sì. Alla fine purtroppo solo voi, anche questo gli era stato poi imputato a un certo punto, no? Nel finale, che nel senso quando vinceva andava sotto la curva, quando perdeva ci andavate voi, no? O no? Noi siamo sempre andati, abbiamo vinto, abbiamo perso, perché comunque la gente viene, come diceva Matteo, la gente che tifa per l'Arezzo, perché la gente, ci sono i tifosi e quelli poi che vengono allo stadio, quelli che stanno male e che non dormono la notte sono i tifosi, e sono quelli che ti contestano, che esultano una giocata, e ci sta. Quindi noi dobbiamo prenderci gli elogi e le contestazioni da parte di questa gente.